Questioni di coppia, astrologia, compatibilità tra segni e relazioni nel 2021 appena cominciato, a cura di Lumpa, altresì detta la famosa astrologa. Comincerei raccontando l'Ariete, perché l'Ariete sicuramente in questi anni ha lavorato molto sul suo senso della competizione e sulla sua perenne e in qualche modo incolpare l'altro o entrare in un conflitto aggressivo, pieno di ira, con l'altro, con l'assoluta convinzione di avere ragione. Gli arieti su questo hanno fatto un grande lavoro e hanno in questo periodo imparato che comunque molto spesso non è l'altro, ma sono loro a in qualche modo richiamare a loro stessi determinate condizioni di conflitto. Quindi diciamo l'Ariete in questi anni ha imparato un po' di più a assumersi la responsabilità di quello che succede e non dare la colpa all'esterno. Un discorso abbastanza simile l'ha avuto la Bilancia, che ha fatto in questi anni un grande lavoro sulle sue aspettative personali. Le Bilancia a volte hanno questo problema di essere molto critici o di avere questo ideale di perfezione, che se l'altro non si attiene a quell'ideale lì, loro iniziano a diventare insofferenti e anche un po' faticosi da gestire. Tendono anche loro a proiettare molto sull'altro i loro conflitti irrisolti. E quindi diciamo, Bilance nel 2021 le troverete con una gestione delle loro aspettative personali molto più sistemata, guarita, quindi buoni partner. E anche Cancro e Capricorno hanno avuto le loro cose. Capricorni sono stati tutto sommato anche i più felici. Mi aspetto che molti Capricorni in questo momento si trovino già a posto e non abbiano bisogno di vedere l'oroscopo che gli dice con chi sono più compatibili, perché nel periodo trascorso hanno imparato anche loro a integrare l'altro, a essere meno critici nei confronti dell'altra persona e lasciare un po' più spazio al compromesso e alle possibilità di convivenza. Hanno imparato a darsi un po' meno importanza e a far entrare un pochettino di più l'altro. Il Capricorno, ricordo, è un ottimo segno per le relazioni che durano sul lungo periodo, quindi comunque se vi sta capitando di iniziare una relazione con un Capricorno, bella per voi. Cancro, anche i Cancro hanno fatto un lavoretto niente male e hanno subito non poco, e i Cancro soprattutto hanno imparato a smettere di manipolare e controllare gli altri. I Cancro tendono un pochettino spesso ad avere bisogno che l'altra persona abbia bisogno di loro, perché hanno questa natura in cui si sentono e che hanno valore se stanno accudendo, se stanno prendendosi cura di qualcuno. Invece hanno imparato a lasciare gli altri un po' più liberi ed avere un po' più autonomia e ad avere un atteggiamento meno passivo-aggressivo, di ricatto emotivo sugli altri o meno controllanti. Acquario, come leggerete su tutti i manuali, è un segno sempre molto anticonformista nel rapporto di coppia. È detto che è il segno più refrattario al matrimonio, o comunque che tende più anche a vedere il rapporto di coppia come un rapporto di amicizia, spesso in cui i singoli hanno uguale libertà. L'Acquario è anche un segno che, tra l'altro, si sente tantissimo di avere ragione e per lui è spesso una sfida cambiare idea, ecco. Non è una cosa che arriva immediatamente. Detto questo, gli acquari dovranno un attimino imparare a stare nel rapporto di coppia prendendosi maggiori responsabilità. L'acquario tende un po' in questa cosa di essere contrario all'ordine precostituito, tende un po' spesso invece a schivare le sue responsabilità. Invece dovrà imparare che si può fare una vita come loro vogliono. Però non c'è progetto di vita che non passi per l'assunzione di responsabilità e capire un attimino che cosa significa avere autorità o dare autorità all'altro. Quindi gli acquari saranno meno elusivi di questo discorso, però nel passaggio per diventarlo probabilmente potrebbero anche essere un po' faticosi da gestire.
Leone ha spesso un bisogno inconscio di sentirsi il leader o comunque la persona che comanda all'interno di una qualsiasi relazione. In qualche modo Leone deve sempre sentire che il potere lo sta avendo lui, in particolare quello di natura più occulta, no? Chi controlla chi? I leoni quindi dovranno imparare a essere un po' meno egocentrici, un po' meno superbi e imparare a stare in un modo egualitario nel rapporto con l'altro. In particolare, diciamo, sono un segno che dovrà accorgersi delle sue questioni più di natura egoica. Quindi di tutte le volte che inconsciamente sta avendo supremazia sull'altro. Potrebbe non essere semplicissimo avere una relazione con un leone in questo momento. Il toro, anzitutto, è la sfida che si appresta in qualche modo ad affrontare è che dovrà smettere di considerare la sua identità l'identità della coppia. Il toro dovrà lavorare ad avere un'identità propria e non riconoscersi in ciò che ha e sta facendo o in quella cosa lì. Dovrà imparare a sviluppare una maggiore autonomia e quindi anche a riconoscere il proprio valore personale, amare se stesso e avere un rapporto, diciamo, in qualche modo più interdipendente nei confronti del partner. Qualcosa di simile avviene per lo scorpione. Lo scorpione, anche a differenza del leone che si aspetta un potere assolutamente conferitogli, lo scorpione è molto più occulto nelle sue manifestazioni e dovrà molto lavorare sulla sua desiderio inconscio di avere sempre controllo sull'altro e sulle dinamiche. Lo scorpione deve accettare che non si fa sempre come dice lui, ma che bisogna imparare ad accettare gli altri e in particolare a sviluppare una maggiore trasparenza nel discorso di coppia. Lo scorpione tende ad avere dei segreti per lui strategicamente utili per garantirgli di avere maggiore potere. Molto probabilmente dovrà eliminare questa abitudine che è un po' tossica. E in linea di massima il Sagittario quest'anno dovrà imparare una lezione non da poco per il Sagittario, ovvero la differenza tra l'innamoramento e l'amore. I Sagittario tendono a dipendere molto dal feeling dell'innamoramento, cioè ricercano sempre questa sensazione, convinti di essere nel giusto, quando hanno quella sensazione lì si sentono di compiere tutte le scelte. Però puntualmente questo loro entusiasmo nel tempo scema e loro si ritrovano con una situazione un po' critica da gestire. Quindi diciamo, devono imparare a spostare l'asse di questo entusiasmo da un'altra persona e le emozioni che l'altra persona può procurare loro a degli argomenti di natura intellettuale o culturale o filosofica, in modo che questo entusiasmo negli anni sia ben riposto e diciamo sia un investimento ben fatto di cui poi loro potranno godere dei frutti e non continuamente destinato a venire perso nel tempo. Vedrete molti Sagittario fare cose di natura culturale, pubblicare libri o diciamo fare carriera in ambito letterario. I gemelli anche hanno una sfida tutto sommato simile. Il gemelli è un segno che tende a dipendere molto dal cambiamento, da una vita sempre in movimento e da continue novità e continua possibilità di dinamismo, spostarsi, fare cose. Invece nel 2021 la loro sfida sarà quella di imparare a stare fermi e creare stabilità su quello che hanno costruito. Quindi diciamo, tutto sommato è anche un buon anno per fidanzarli. Sai che i gemelli si dice sempre, oh no, mi piacciono gemelli perché è considerato uno che una mattina si sveglierà e non gli fregherà più niente di te. Invece si danno un pochettino una botta di serietà, saranno maggiormente stanziali, vabbè, perché non si può andare da nessuna parte. E allo stesso tempo saranno più
inclini a sviluppare una routine e imparare a far crescere le cose che fanno. In un anno in cui tutti i pianeti sono in un segno d'aria, tutto sommato il Gemelli improvvisamente può diventare, rivelarsi anche un partner più affidabile o più simpatico da avere. La Vergine, anche Vergine, i Vergine hanno un futuro di stabilità, diciamo, non ci sono previste per loro grandi prove o grandi momenti di smarrimento. Allo stesso tempo, però, la situazione per loro è molto propizia perché loro comincino a indagare le loro questioni di natura psicologica. Vergine, questo è l'anno di andare in terapia. Vergine spesso si sono ritrovati nel corso e ad esempio del 2020 molto frustrati e molto insoddisfatti. La frustrazione e il fatto che loro siano lamentevoli per la maggior parte della giornata è un problema poi nella loro vita e questo è l'anno in cui loro un attimino devono assumersi la responsabilità del loro buon umore e smetterla di essere sempre così lamentosi perché questa cosa tende poi a riflettersi nella coppia e nelle relazioni. Quindi per la Vergine questo è un anno di andare a curarsi o di andare a capire come smettere di essere così. Quando un partner si cura, a volte ci si lascia, questo va detto. Oppure le relazioni migliorano notevolmente. Comunque Vergine, farete un passo in avanti per il vostro benessere personale e per essere persone che spargono, diciamo, vibrazioni più positive e meno rancorose così. Quindi è un buon anno per avervi vicini. Chi c'è? I pesci, sempre l'ultimo segno, sia che fai un giro sia che fai l'altro. I pesci quest'anno e soprattutto poi l'anno prossimo hanno la possibilità di andare incontro a emozioni molto forti. Quindi diciamo, se incontrate un pesce per la prima volta o se parte un grande amore tra voi e una persona dei pesci, beh, può essere che sia uno di quegli amori molto intensi e molto travolgenti. Diciamo, c'è un po' una questione così che può presentarsi nelle questioni dei pesci nell'anno che viene e ancora di più se consideriamo l'intero biennio a venire. Allo stesso tempo, queste relazioni spesso sono dei fuochi di paglia, diciamo, sono in qualche modo governate dal pianeta Nettuno, che abbaglia in un modo incredibile, ma che spesso poi resta, finito il momento di abbaglio, resta talvolta una grande delusione da parte delle persone. Quindi occhio soprattutto ai pesci che possono prendere delle cantonate pazzesche a livello di sentimenti, perché appunto c'è un alto rischio cantonate. Allo stesso tempo, bene per i pesci che invece vorranno riflettere maggiormente e usare queste emozioni trascinanti per essere magari più impegnati nel sociale o volersi prendere più cura della collettività o degli altri facendo volontariato, facendo mille cose. Stessero attenti a non vivere un amore alla Madame Bovary completamente trascinante e che potrebbe solo fargli perdere del tempo. Buon anno, buon 2021 a tutti, augurandovi che le vostre relazioni andranno bene. Dico un'ultima cosa, Venere e Marte non saranno mai retrogradi nel 2021, quindi tutto il discorso relazionale filerà molto liscio, molto più liscio che nel 2020.